Buon arrivato a tutti, ciao. Grazie, innanzitutto voglio ringraziare Mariano e tutti gli organizzatori perché hanno voluto fortemente che fossi presente a questa serata. Allora, io devo dirvi che oggi compio, è un bel compleanno per me, oggi compio 20 anni esatti dal primo giorno di lavoro, cioè oggi nel 16 novembre del 1903 la mia avventura lavorativa parte da Brescia. Non è stata voluta, mi hanno dato questa data, quindi durante, mentre pensavo ai lavori ho detto wow, ci capita proprio che è il ventesimo, è il mio ventennale, diciamo, del lavorativo, quindi per me è un giorno di festa. Credo che insomma, non è un caso che mi sia stata data questa opportunità, io l'ho presa e vi ringrazio tutti, nel senso voglio dire che sono veramente emozionato e non sono abituato a parlare, è la prima volta che lo faccio davanti a una platea qui così bella grande e piena di giovani. Io amo sempre i giovani perché i miei sempre maestri educatori mi hanno insegnato, c'è una frase di uno in modo particolare che mi diceva sempre vive i giovani, e i giovani sono il futuro, i giovani sono veramente la parte più bella che si possa mai poter incontrare. E noi possiamo dire che da quando eri praticamente un piccolino si possono, sono nate in te tre cose che poi sono diventati col senno di poi, perché non credo che all'inizio uno se ne possa rendere conto, sono diventati come dei fili conduttori della vita di Michele, come dei leitmotiv che sono strettamente collegati tra loro e strettamente collegati alla sua vita. E se posso dirli io, poi magari tu ce ne parli, credo che questi siano un po' la sua, chiamiamola decisione, scelta, intuizione di incamminarsi verso un lavoro di questo tipo che fate anche voi. La seconda, molto particolare, è nata probabilmente e legata fortissimamente alla storia del suo paese in Puglia, è l'acqua. Eccola qua, grazie, bastava nominare. E il terzo è il viaggiare, e in particolare l'Africa. Come mai? E come si intersecano? E come si relazionano tra loro? Michele ha la capacità, mentre parla, di parlare per immagini, e quindi voi potrete sentirvi proprio dentro le sue parole e come vivere momento per momento le immagini di cui vi parlerà. Mi è sparita un po' la voce, forse si sente più. Ovviamente per fuggire dalla timidezza avevo bisogno di qualcuno che mi desse proprio la possibilità di innanzitutto vincere l'emozione. Io non ho di meglio degli amici per poter fare questo. Martina è una delle amiche che ho incontrato durante il cammino della mia vita a Bologna, è stata una cosa bellissima, e il nostro incontro è grazie a un uomo africano, il quale si chiama Thierry, adesso vive a Houston, è un ricercatore puro. Lui l'ho conosciuto a Bologna e tramite lui ho conosciuto anche Martina, Mario, Marco e altre persone importanti della mia vita. E partiamo dalla fatto appunto di quello che appunto dicevo Martina. Io nasco in un luogo, ovviamente si nasce in un luogo, non dico per caso, ma perché c'è la risultante di incontri di persone che poi alla fine producono altre persone. E quindi sono nato in un quartiere veramente antico della Puglia e del nord della Puglia, in particolare la mia città si chiama Torre Maggiore. Io sono nato in questo quartiere antico che si chiama Codacchio, che significa coda appunto, è proprio una coda. E in questa coda al centro c'è una fontana. Già all'età di 6 anni
siccome io ero molto, ero ribelle ed ero abbastanza lasciato libero, amavo andare ad attingere la fontana. Essendo piccolo, io purtroppo mi dovevo accontentare di bere dalla parte bassa, dove appunto le acque non erano spesso limpide oppure erano abbastanza sporche. E all'età di 6 anni mi sono ammalato di epatite B. All'epoca, insomma, l'epatite era stata da poco scoperta, da pochi anni. Quindi ricordo il mio primo lungo soggiorno in ospedale, in quella di San Giovanni Rotondo, perché era la struttura più importante che avessimo vicino. Dopodiché, appunto, allegata a questo episodio, mi sono sempre, rimanendo in quel quartiere, io ho avuto l'educazione dei miei nonni, perché li chiamo nonni, erano molte persone anziane che vivevano nella mia strada, perché io sono nato in dei vicoli, proprio vicoli dove c'è la pietra, e questi anziani appunto mi parlavano dei viaggi in Africa, dei viaggi no, della prigionia appunto in Africa, dicevo prima, e quindi tutte le estati, e soprattutto da noi ci furono le estati di siccità, praticamente io ho avuto l'opportunità di iniziare a incontrare davvero l'Africa. In che modo? Nel modo che i miei nonni mi educavano che quando c'era lo scirocco in estate, ed era un vento veramente forte, ci arrivava proprio la sabbia del deserto. E io ricordo che ne ho raccolti più di un barattolo, raccoglievo proprio la sabbia perché la volevo fisicamente vedere davanti. Ed era una cosa per me sconvolgente, in quanto lo scirocco, se uno l'ha vissuto veramente, è uno dei venti più forti che noi possiamo avere a sud, ed è un vento che mi spezzava le gambe, letteralmente, mi lasciava, ero molto vivace da bambino, ero forte, ma lo sciocco mi metteva a terra, non ce la facevo, mi spezzava proprio le gambe. Ti parlava di un mondo di cui ne avevi soltanto tracce, potevi sì. Immaginarlo, ma non potevi vederlo, non potevi toccarlo. Assolutamente no, io lo fantasticavo, ho sempre fantasticato l'Africa. Ovviamente avevo solo dei piccoli aneddoti dei miei nonni. Ma prima di parlare dell'Africa, era interessante il collegamento dell'acqua e della malattia. Cioè, perché ti è nata una passione per l'acqua, oltre magari all'incamminarti verso la professione. Quindi, come mai? Ora ci sono delle teorie che dicono che l'acqua abbia una memoria e che quindi trasporti e possa portare del bene e della cura, e però allo stesso tempo sappiamo che porta anche la malattia. Forse è questo che ti ha affascinato pur essendo bambino, oppure cosa? Sì, io, per quanto riguarda l'acqua, la mia affascinazione proprio dell'acqua era che da bambino, avendo avuto questo contatto appunto non bello, mi ha fatto appunto maturare l'idea che l'acqua fosse un qualcosa di unico, veramente di potente, dalla quale proprio io stesso non riuscivo a comprendere il potere. Proprio l'acqua mi ha sempre, diciamo soprattutto nel mio lavoro, è la cosa che più noi utilizziamo, per esempio, per quanto riguarda, è il solvente più importante in assoluto. Nel mio lavoro non avere l'acqua significa spesso non potere proprio praticare il proprio mestiere. E l'acqua, ho imparato una cosa ancora molto più importante, e questo l'ho imparato qui da camminare. È la verità che l'acqua più pura che noi potremmo trovare in giro è possibile, esiste solo in un sistema vivente, e questo sistema vivente si chiama la foresta equatoriale. E io mi sono interrogato spesso quando usavo e uso i solventi, non so, l'acqua per diluire i farmaci. Noi diciamo quest'acqua è sterile, che credo sia la pura più brutta che il nostro Vangelo o la Bibbia possa avere, possa contenere in assoluto, perché la sterilità non è la vita, esattamente è la fine totale. Quindi l'acqua più pura, invece, mi piace parlare, usare questo termine, l'ho scoperta in Africa
dalla conoscenza poi dell'Africa. Infatti, no? Poi il tuo racconto sull'acqua è un po' il fine conduttore che ci accompagnerà in Africa. Sì. Ma magari possiamo fare un piccolo ponte d'acqua che ci porterà da Torre Maggiore all'Africa.